E quindi adesso lascio volentieri la parola a Marta Casonato perché ci aiuterà ad ampliare la percezione di questa prassi che oscilla tra una necessità e una opportunità, tra la curiosità e il timore. Marta Casonato. Grazie mille. È un compito arduo, quello di tutti oggi, ma come dire, io lo sento in particolare complesso perché ci sarebbe tantissimo da dire. Scusate, ma sono partito dal punto giusto. E quindi proverò a offrire un pochettino una super sintesi che deriva dalle riflessioni che negli anni il servizio regionale ha condotto su questo tema e che, insomma, che abbiamo condotto insieme, che abbiamo raccolto grazie anche al confronto con tanti soggetti, con tanti altri operatori, con le famiglie, con i ragazzi e i giovani adulti adottati. Effettivamente quello di cui vi dovrei parlare io oggi è proprio un po' un'altra via rispetto a quella che ha proposto il Tribunale, che è la via, se vogliamo, ufficiosa, no? E con tutti, come ben ha delineato l'introduzione di Gianmario Fogliazza, con tutti i rischi e le opportunità che ne conseguono. Quindi, come dire, è davvero complesso sintetizzare uno scenario così vario con le mille sfumature che può prendere in pochi minuti, ma proviamo, facciamo un tentativo. Allora, io parto dando proprio una piccola intro, diciamo, per rispondere anche un po' a quelli che sono stati gli interrogativi che ci sono stati posti come relatori all'inizio di questo incontro, proprio rispetto a qual è il senso di questa ricerca delle origini, no? Si è parlato di diritto all'identità, quale sfida, quali percorsi. Allora, questo tema, a mio avviso, anzi a nostro avviso, va sempre un po' connesso con questo interrogativo: chi siamo? Quando si parla di ricerca delle origini, in fondo si risponde a questa domanda, no? Nel chi siamo. Questo chi siamo, come è stato detto nell'introduzione, riguarda tutti, non solo i figli adottati, riguarda ogni essere umano che è portato a cercare senso, rispetto proprio anche alla sua persona, alla sua presenza nel mondo, no? E nel fare questo dobbiamo tenere insieme una dimensione passata, una dimensione presente, una dimensione futura. Qual è la caratteristica dei percorsi adottivi che nella dimensione passata, fra la dimensione passata, quella preadottiva e quella adottiva, c'è stato un qualche cambiamento che spesso è molto netto, penso all'adozione internazionale, ma non solo. E quindi, come dire, serve un lavoro, un po' di, vi ho portato questo filo, no? L'immagine di questo filo che noi al servizio usiamo tanto, proprio perché serve un lavoro di tenere insieme, come dire, di cucire in qualche modo quelli che sono i legami, le informazioni che si hanno sul proprio passato con quelle che si hanno sul proprio presente per poi definirsi come individui anche con una spinta verso il futuro. Si parla spesso, si è già parlato anche oggi, dell'immagine delle tesserine che mancano del puzzle. È una metafora che funziona molto bene, no? Allora, quali sono i pezzetti che mancano nell'adozione? In alcune storie ne mancano moltissimi e penso ai casi, ad esempio, delle persone non riconosciute alla nascita, dove effettivamente è vero che il periodo di tempo che è preadottivo è un periodo di tempo molto breve, ma rispetto al da dove vengo, come dire, lì tesserine ne mancano tante, no? A volte addirittura anche non è tanto chiaro magari l'etnia di provenienza di questi bambini e di queste persone che poi diventano persone adulte. Però c'è un aspetto che è importante e che, come dire, è vero che ci sono delle tesserine che sono mancanti, ma non vorrei che si riconducesse, si riducesse la ricerca delle origini a semplicemente un tappare quelle caselline, perché, come dire, le informazioni sono importanti e sono necessarie, questo lo dice anche il collega Chissolini, no? Però da sole le informazioni non bastano, diventa un mucchio, può rischiare di diventare un mucchio un po' poco pieno di significato, se vogliamo, no? Il fatto di accumulare tesserine. E allora ecco che la ricerca delle origini diventa un percorso importante per la persona. Se oltre al sapere, al conoscere delle informazioni, si cerca anche di dare una cornice, intravedere un'immagine di sottofondo di questo puzzle e dare significato, perché dare significato permette di capire,
perché il sapere non esaurisce questo bisogno. Quando il bisogno degli adottati è solo orientato al sapere, effettivamente come operatori forse ci dobbiamo un po', ci si deve accendere un pochettino una lampadina, perché è sulle azioni di dare significato che si deve lavorare come operatori, ma soprattutto, siccome la platea oggi è composta principalmente da famiglie adottive, mi viene da dire soprattutto come genitori avete il grande compito di tenere insieme quel filo che vi ho mostrato prima, restituendo significato alle storie dei vostri figli con le informazioni che già possedete. Ora andiamo a vedere, però a cagliarci un po' più nel concreto, no? Chi cerca che cosa? Qui in questa slide ho messo un po' insieme le informazioni che derivano dalla letteratura scientifica con quelle che derivano dalle prassi raccolte dai tribunali, ma anche dalla pratica clinica. Allora, e l'ho sintetizzata un po' con un'immagine di un imbuto, no? Chi cerca che cosa? La ricerca di senso, quella che abbiamo mostrato prima, dell'intravedere un'immagine anche dove delle caselline mancano, riguarda tutti gli adottanti. Non so se tutti i relatori oggi saranno d'accordo, ma appunto nella nostra esperienza la ricerca di senso è qualcosa che riguarda tutti. Ognuno di noi, anche non adottato, dentro di sé si chiede, no? Chi è, da dove proviene, dove vuole andare. Questa ricerca di significato riguarda tutti. Poi chiaramente la ricerca delle origini si può declinare in azioni diverse, con scopi diversi, che possono andare a ricercare maggiori informazioni. Poi vedremo quali sono queste maggiori informazioni che si possono trovare sul web. Il tribunale già in parte ci ha raccontato, no? che cosa può essere trovato nei fascicoli, fino ad arrivare a una ricerca di contatto vero e proprio, che guardate che è residuale, un po' la punta di questo imbuto. Quando si parla di ricerca delle origini, il fantasma che parte un po', soprattutto ai genitori adottivi, è ecco, vuole entrare in contatto con i suoi genitori biologici. Più o meno, perché questa è una percentuale minoritaria, ci dice la ricerca, dei percorsi di ricerca delle origini, no? Perché la grande maggior parte delle persone sono attivate rispetto al capire che cos'è successo, al capire che cos'è successo nel frattempo, negli anni che sono intercorsi dal momento dell'adozione al momento presente. Quindi nel darvi questa informazione, il messaggio che vorrei veicolare è proprio che la ricerca delle origini, intesa così, come ricerca di senso in primis, non dipende, come ci hanno già detto rassicurandoci i colleghi del tribunale, non dipende dall'assenza di amore, non è un indice di un'adozione fallita, non compare dove l'adottato non ha instaurato un buon rapporto con la famiglia adottiva. Chiaramente ci sono anche quei casi lì di adottati che non hanno costruito un rapporto così solido con la propria famiglia adottiva, che cercano anche loro, ma questo non significa che tutti quelli che cercano si trovano in questa condizione. E non dipende neanche dalla salute mentale. Il modo di cercare forse dipende un po' da quanto si è fatto pace con certi aspetti di sé, da quanto si sono elaborati anche alcuni aspetti traumatici della propria storia, eccetera. Ma il desiderio, il bisogno di conoscere quella ricerca di senso che sta a monte del nostro imbuto, no, questa non dipende dalla salute mentale, non è indice del fatto che la persona sta male o sta male nella famiglia adottiva. A quali interrogativi può rispondere questo fatidico web? Quindi se si naviga alla ricerca delle origini su internet, che cosa si può trovare? Allora, sulle modalità, sulle ripercussioni di che cosa si può trovare rifletteremo dopo. Adesso vi volevo dare solo qualche breve cenno rispetto a che cosa effettivamente può fornire internet in questi percorsi di ricerca di significato, di ricerca di informazioni. Il primo interrogativo a cui può rispondere è quello da dove vengo, no? Amici dei Bambini si occupa in particolare di adozione internazionale, ecco questo in queste storie è particolarmente significativo, andare a recuperare degli elementi della storia, della cultura del paese di origine, ritrovare attraverso i video su YouTube i suoni della lingua del paese di nascita, i colori, immaginare magari anche certi sapori, rivedere dall'alto alcuni luoghi, l'emozione che tanti vivono rivedendo su Google Maps l'istituto, ad esempio, no? Questa è una delle strade che ha aperto internet rispetto a ricercare alcune informazioni. Poi un altro ha a che fare un po' con quella componente, con l'identità adottiva, diciamo, no? Cioè con il sentirsi adottato.
E in questo senso internet offre una serie di informazioni condivise da altre persone che hanno vissuto l'adozione, che aprono blog, aprono siti, gruppi Facebook come questo che vi ho messo qua, di persone che sono state tutte adottate da uno stesso paese di origine. E questo capite che consente una riflessione rispetto al sentirsi adottato, anche un ritrovarsi nelle storie degli altri, sentirsi meno soli forse da un certo punto di vista, e creare anche uno scambio, una condivisione, un capire che le emozioni che sto provando, in fondo le prova anche qualcun altro e forse sono proprio un po' legati, no, al mio passato, a quello che ho vissuto. Poi, c'è un ulteriore livello, diciamo, di approfondimento che internet offre, che è quello di cercare maggiori informazioni, perché su internet possiamo trovare vari servizi, privati, non privati, ma anche semplicemente, ad esempio, informazioni su come presentare istanza in tribunale, no? Ci sono gruppi o siti che offrono proprio una sorta di vademecum, no? Rispetto a come comportarsi e guidano un po' da questo punto di vista. Quindi, sotto questo cappello, sotto questo titolo, internet offre la possibilità di capire come muoversi ulteriormente se si vuole approfondire. E poi un aspetto che non va assolutamente dimenticato, perché molte persone, molti genitori anche magari ci arrivano da noi e ci dicono: ma io il dossier che ho a casa gliel'ho letto, però lui vuole capire di più. Ma tante volte c'è bisogno di aggiornare queste informazioni. Un esempio lampante è dove ci sono dei fratelli, dove magari dei fratelli sono rimasti nel paese di origine o dove sono andati in adozione in altre famiglie. C'è una vera, come dire, premura e preoccupazione del bambino o ragazzo adottato a capire effettivamente che cos'è successo a queste persone nel frattempo, persone che si sono prese cura di loro e che, o anche ad esempio, penso al personale degli istituti, no? Se l'istituto è ancora aperto, se ci lavora ancora quella mamma anche si è presa cura di me. Quindi tutta una sorta di aggiornamento rispetto alle informazioni che magari sono già possedute nei casi in cui qualche informazione c'è. E poi, come vi dicevo, un po' alla punta di quell'imbuto c'è anche un bisogno di avere informazioni sulle persone specifiche, no? Questo bisogno può rispondere a questo desiderio può rispondere a bisogni diversi. In alcuni casi, con questa immagine, volevo un po' trasmettervi quello che è un aspetto centrale in adolescenza, quando il corpo si trasforma, di capire a chi assomiglio, a chi assomiglierò, di avere un volto e qualcuno da ritrovare, da conoscere. L'aspetto delle informazioni sanitarie, laddove c'è ad esempio qualche problematica medica o qualche, come dire, disturbo che non è facilmente collocabile perché mancano delle informazioni anamnestiche o informazioni genetiche, diciamo. E poi anche il fatto non trascurabile di sentire dai diretti protagonisti come sono andate le cose. Quindi nel chiedersi chi sono le persone del mio passato, a volte c'è anche proprio un po' il desiderio di sentire da loro com'è che sono andate le cose. Ma tu come giustifichi quello che è successo? Tu come me lo racconti? Perché lì, non so, un documento del tribunale straniero mi dice questo, ma nella percezione delle persone, che cos'è successo? E soprattutto c'è il grande interrogativo. Quando si tratta di un desiderio, quando le persone hanno un desiderio di rientrare in contatto con le persone del proprio passato, di capire se si è stati dimenticati in qualche modo, no? Nel tempo. E questo lo si può sapere solo chiedendolo direttamente, per questo molto spesso cioè, a volte c'è questo desiderio. Quindi capite che il web, come dire, si colloca sicuramente in una via un po' più ufficiosa. Esistono anche vie ufficiali, sto pensando all'attivare, ad esempio, le autorità centrali straniere con la compilazione di un modulo online, ma esistono anche molte vie ufficiose per ricercare le proprie origini sul web. E qui veniamo un po' a quelle che sono le caratteristiche di come ci si muove in generale in rete, ma di quali ripercussioni queste modalità hanno quando si parla di adozione. Allora, un aspetto è il fatto che le comunicazioni online sono estremamente immediate. Io dico sempre: nel tempo di un click, se a un ragazzo salta di cercare qualche informazione su Google, potenzialmente nel tempo di un click o nel tempo di, come dire, analisi di quelli che sono i risultati che Google restituisce, si possono trovare delle cose.
è molto accessibile internet, ha un linguaggio estremamente facile, non serve avere particolari strumenti né tecnologici, ma anche, mi viene da dire, in termini, come dire, di conoscenze, ad esempio delle prassi, delle leggi, delle normative, eccetera. E poi un'altra caratteristica che ha la comunicazione online è quella dell'enorme potere di condivisione. Internet è una rete, nel senso che collega vari nodi. E questo è un aspetto che nella ricerca delle origini si rivela spesso molto complicato, perché se su internet l'adottato si può mettere alla ricerca di un'informazione soltanto, perché magari gli desidera vedere appunto se il fratello sta bene e si ricorda il suo nome, lo digita su internet ed entra magari in contatto con lui con i social network, però capite che poi non è detto che questo fratello non sia in contatto con altre persone e che da questo contatto ne generino tanti altri che magari l'adottato in partenza proprio non voleva. Però purtroppo molto spesso non si immaginano questi scenari in partenza e quindi ci si ritrova poi a gestire delle situazioni molto complesse. Quindi immediatezza, accessibilità e condivisione sono sicuramente anche dei pro che internet offre, perché internet offre delle risposte che prima magari non si potevano ottenere o si potevano ottenere con tempi molto lunghi. Sto pensando ad esempio al mantenimento dei contatti fra i fratelli, che in alcuni casi è stato molto facilitato anche da videochiamate e mezzi che forse prima non sarebbero stati neanche messi tanto in gioco, perché uno non c'erano e due perché non ci si sarebbe attivati per tutto questo. Quindi sicuramente offre delle risposte, offre occasioni di affiliazione, di condivisione, di sentirsi parte di un gruppo, di ritrovarsi nella storia di qualcuno e quindi in questo senso di sviluppare un senso di appartenenza. Offre un linguaggio semplice, immediato, interrogabile un po' da tutti. E questa è una cosa che molti adottati riportano, offre anche un po' il senso di avere in mano le redini della propria ricerca. Cioè alcune persone dicono: è un aspetto così intimo di me che non ho tanta voglia di delegare a qualcun altro questa mia ricerca, di affidarmi a qualcun altro in questa ricerca, voglio poterla condurre io. Chiaramente questo ha un rovescio della medaglia importante che sta proprio nei rischi, no? Fra i rischi principali c'è quello dell'agire senza un accompagnamento. Su internet potenzialmente si può cercare da soli. Tutto il percorso che il Tribunale di Venezia ci ha ben delineato prima, con tutta l'attenzione ai colloqui, all'accompagnamento, al valutare anche quello che è, come dire, quanto si è radicati in quel momento per poter incassare il colpo di certe informazioni che hanno un impatto emotivo forte, qui su internet potenzialmente viene a mancare, perché tante persone cercano online da sole. Un altro grandissimo limite è che i tempi sono proprio troppo rapidi. Se non c'è un percorso di accompagnamento in questo, c'è il rischio che la persona adottata, dal momento in cui gli salta lo schiribizzo, al momento in cui trova qualcosa, passa proprio poco tempo. Mentre i tempi di questi processi di elaborazione sono tanto più lunghi, perché bisognerebbe riflettere sulle aspettative che muovono, bisognerebbe riflettere sulle motivazioni, su come ci si potrebbe sentire di fronte a uno scenario piuttosto che a un altro. Perché le cose che si possono trovare online possono anche essere destabilizzanti. Si può trovare dall'altra parte un rifiuto, ad esempio. Si può non trovare nulla. Si può trovare un'informazione dolorosissima. Si può trovare una serie di contatti che non si cercavano. E tutto questo andrebbe, come dire, riflettuto molto, molto prima. E poi appunto non c'è preparazione e accompagnamento. Quindi come prevenire in questo? Ho provato a immaginarmi un po' che messaggi mandarvi in questi pochi minuti e ho pensato che servisse un po' sottolineare questo, per evitare che questi pro, diciamo, diventino dei contro, per evitare che internet venga interrogato con troppa superficialità. Bisogna lavorare da subito in famiglia e
conoscere il bisogno di questi ragazzi. Quello che vi dicevamo, che la ricerca di senso è proprio un po' legittima in tutti i casi, ecco, forse questo va proprio riconosciuto. E come genitori bisogna probabilmente anche capire un pochettino come ci fa sentire eventualmente questo bisogno, se è già comparso o se un domani comparirà. Come mi sentirò io come genitore di fronte a questo? Come mi fa sentire? Riesco a riconoscere? Oppure lo come un torto, lo vivo come una recriminazione. E poi c'è sicuramente anche questo aspetto, che è il lavorare sulle storie dei vostri figli, la famosa narrazione adottiva. Abbiate in mente le informazioni dei vostri figli, restituitele come prevede la legge nei tempi e nei modi che ritenete opportuno, ma non soltanto passando quella montagna di tesserine del puzzle che vi ho fatto vedere prima, ma cercando di dare un senso. Questo è un aspetto importante che è anche nelle vostre mani, chiedendo aiuto quando serve, ma che, come dire, è anche un compito di voi genitori. E poi accompagnare, stare a fianco nel rispetto anche di quelli che sono i tempi dei ragazzi, perché una delle cose che sappiamo è che l'interesse per la propria storia e per le proprie origini non è costante, e lo vedremo forse anche oggi con le testimonianze. Ci sono persone che lo dimostrano di più, persone che lo dimostrano di meno, e anche all'interno di un'unica storia ci sono momenti in cui questo bisogno si attiva maggiormente, altri cui invece torna, come dire, come il fiume carsico di cui ci parlava Fogliazza, torna un po' sottoterra, no? Quindi se come genitori riuscite a stare a fianco, riuscite in qualche modo ad accompagnare i vostri figli anche in questo percorso. E quindi la soluzione forse è non da soli, ma con voi a fianco, e questo è un po' il messaggio che vi vorremmo mandare in chiusura. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata. Grazie, bravissima, grazie Marta, grazie per la tempistica puntuale e precisa. Dialogherei con Marta volentieri, ma non abbiamo tempo, dovremmo trovare un'altra occasione, un altro appuntamento. Devo dare anche qualche informazione tecnica alle persone che ci stanno seguendo, relativa alla disponibilità di questo webinar, che resterà disponibile, accessibile alla visione, quindi a poter riprendere qualche passaggio, qualche slide, e l'accessibilità alla registrazione di questo webinar sarà disponibile sul sito di AIBI Amici dei Bambini. Sul sito web troverete tutte le informazioni e tutti i link per poter rivedere la registrazione di questo webinar. Ulteriore informazione: in chat potete inviare, so che già qualcuno lo ha fatto, inviare le vostre domande, le vostre richieste. Alla fine di questo pomeriggio noi ne raccoglieremo alcune, e solo ad alcune le saranno rivolte ai nostri relatori. In ogni caso garantiamo che tutte le domande saranno poi girate ai nostri relatori, i quali si prenderanno il loro tempo e ci faranno pervenire con il tempo le risposte ad ogni singola puntuale richiesta che abbiamo raccolto nella chat. Per cui dovessero arrivare 100 domande, noi ne rivolgeremo 5 o 6, tutte le altre le distribuiremo e le faremo pervenire comunque ai relatori, i quali magari troveranno l'occasione di rispondere anche sommativamente, voglio dire raccogliendo sollecitazioni, a meno che non siano proprio specifiche e particolari. Interessantissima la lettura e le prospettive che ci ha lasciato Marta con la sua relazione. Riprenderò poi il tema della ricerca di senso, perché sta sullo sfondo, ma non inutilmente, non semplicemente come scenario, ma dirige i passi della ricerca. E quindi su questo poi magari troveremo l'occasione per approfondire qualche passaggio, magari proprio in prossimità anche dell'intervento di Francesco Belletti, ma adesso è anche il tempo di ascoltare due protagonisti. Abbiamo avuto delle preziose prospettive di osservazione dell'evento, del fenomeno, dell'avventura. Adesso la sentiamo raccontata da qualche protagonista diretto. Abbiamo chiesto quindi a due persone adottate, Cristina Legnani e Marco Carretta, di poterci restituire un po' la loro esperienza, e quindi io affido subito la parola a Cristina. No, ho già
secondo errore del programma, pur avendolo a Marco Carretta, che per primo interverrà, e quindi affido subito a lui la parola e lo ringrazio per la sua testimonianza. Marco. Buongiorno a tutti. Il fatto che tu adesso non riesci più a identificarmi come ragazzo vuol dire che qua sto crescendo, quindi la cosa mi è un attimo distante. No, poco tempo fa mi identificavi ancora come ragazzo, però va bene lo stesso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Carretta e appunto sono qua un attimo per... è il mio primo convegno online, quindi chiedo scusa se... ammetto che sono molto emozionato e agitato. Però sei il nativo digitale della compagnia, quindi voglio dire, dovresti essere quello più a tuo agio in questo... Vediamo se riesco a portare avanti la cosa. E, prima di tutto io volevo ringraziare anche Diego per avermi dato questa opportunità, perché come sa anche lui, la mia è una storia un po' analoga, cioè un po' anomala per quello che è il ritorno alle origini. Diciamo che appunto è diversa, e poi adesso avrò in questo poco tempo cercherò di raccontarvela. Però prima di raccontare un po' appunto la mia esperienza, volevo ricollegarmi un po' a questo discorso del puzzle che mi rivede molto. Io sono ancora alla ricerca, dopo aver già fatto un po' un mio percorso personale e in compagnia, diciamo, di questo piccolo tassello che so che mi manca, e credo che il momento più importante dove so che troverò questo tassello sarà quando farò il mio ultimo passaggio al ritorno alle origini, che sarà sostanzialmente spostarmi fisicamente nel luogo dove sono nato. Io sono nato in Marocco nel lontano, a questo punto, 1992, e sono stato adottato all'età di 2 anni, quindi ero comunque piccolino. Quindi i miei ricordi sono, devo ringraziare i miei genitori per tutti i ricordi che ho, che poi non sono ricordi ma sono storie, e quindi sono ancora nella fase che mi sto preparando ad andare a recuperare quest'ultimo tassello. Perché ecco, come accennavo prima, Diego lo sa anche, la mia esperienza di ritorno alle origini è diversa da molte altre, e il fatto anche che mi ricollego a una frase che avete detto prima, che ogni storia è diversa, è proprio così, che ognuno, ogni figlio adottivo, ogni famiglia che vuole intraprendere questo percorso, che ammetto che all'inizio per me mi spaventava molto, perché all'inizio io pensavo veramente che il ritorno alle origini fosse un ok, c'è qualcosa che non va a casa, c'è qualcosa che non va a casa e voglio fare questo ritorno alle origini, cosa che in realtà... andando avanti con il mio cammino, avendo la possibilità di raccontarmi, vedendo anche l'esperienza di anche altri ragazzi che hanno già fatto un loro ritorno alle origini, ho iniziato a vederla in maniera diversa. Forse già qualche anno fa questa parola ritorno alle origini era veramente il terrore, quindi non sapevo come gestirla. Fortunatamente appunto sia i miei genitori che tutte le persone che mi sono state vicino mi hanno fatto capire che c'è tutto un mondo dietro questo ritorno alle origini. E appunto il mio ritorno alle origini parte nel lontano 2011, dove grazie a un'occasione che ho avuto di farmi fare un viaggio, che adesso direte, hai detto Marocco, adesso vi dico che in realtà il mio primo viaggio ritorno alle origini è stato in Brasile. Perché per me il ritorno alle origini è fondamentalmente, vabbè, sicuramente la mia idea è quella di vedere il contesto dove sono stato anche per poco tempo, ma comunque ci sono stato, ovvero l'istituto dove sono stato accolto in quegli anni. In Brasile ho fatto il mio primo ritorno alle origini perché sono entrato negli istituti. Per me un istituto è un istituto dappertutto, cioè che sia in Marocco, che sia in Brasile, che sia in Bolivia, dove ho visto quello che nei volti dei bambini, soprattutto anche dei ragazzi più grandi, il volto di quello che era ancora un po', diciamo, la speranza di poter provare quello che ovviamente loro non potevano provare, ma potevo provarlo io, ovvero quello di essere figli.
È stato sicuramente un primo passaggio importante, è stato un passaggio importante che non nego che mi ha dato, mi ha fatto tornare a casa con un bagaglio molto pesante, un bagaglio pieno di responsabilità. Appunto, la mia prima esperienza in Brasile, dove l'aver incontrato tutti questi ragazzi mi ha fatto sicuramente stare molto male. Mi ha fatto tornare a casa, come vi dicevo, con un bagaglio di responsabilità molto forte, molto, molto pesante e con tante domande. La famosa domanda del perché io e non loro. Cos'è che ho io e non c'ho, e loro, cos'è che hanno di sbagliato loro? Cos'è che, qual è, perché mi state dando, mi hanno dato questa responsabilità? E fortunatamente a questa domanda mi sono poi con gli anni dato una risposta. Sicuramente quell'esperienza in quella circostanza mi ha dato ancora più, sicuramente in Brasile, la paura di fare poi il mio ritorno alle origini in Marocco, mi ha spaventato, perché non ero pronto, come dicevamo, come si diceva prima, non ero stabile. Sicuramente il ritorno dal Brasile mi ha portato a essere non tanto stabile per fare il mio ritorno poi in Marocco. Però mi è servito il secondo viaggio al ritorno alle origini, ovvero dove, quando sono stato l'anno successivo in Bolivia, sempre dall'altra parte, però in quella circostanza sono tornato con un bagaglio anche lì molto pesante, pieno di responsabilità, ma con una stabilità più forte. È da lì che la mia voglia di toccare, sentire gli odori, vedere dove sono stato, dove sono nato, sicuramente si è alimentato. Le due esperienze che ho fatto prima, perché sono tornato con due bagagli diversi? Semplicemente perché anche con l'esperienza dei ragazzi con cui sono stato, le esperienze sono state diverse. Cioè, chi con me in Brasile è tornato molto amareggiato, triste, con tante responsabilità che non volevamo, anche quasi al punto di negare tutto quello che c'è stato prima. In Bolivia, forse il fatto di essere cresciuto, forse il fatto di essere più stabile, mi ha portato a essere sicuramente più consapevole anche della mia esperienza. Non ero così consapevole. Io è anni che faccio. Ho questi momenti dove racconto la mia esperienza di figlio adottivo, però raccontare l'esperienza di figlio adottivo e provare a portare i miei sentimenti su quello che è il tema delle origini, io penso fosse una cosa semplice, ma non lo è. Sicuramente il sentire le esperienze, vedere i volti di tutti quei ragazzi che hanno provato come me. Sicuramente l'esperienza di essere stati adottati. Alcuni di loro hanno già fatto il loro ritorno alle origini. Io sarò il prossimo. Io avevo promesso nell'ultimo incontro dove c'era anche il presidente Griffin, avevo promesso che da lì a poco sarei stato in Marocco, ma poi purtroppo c'è stata la pandemia che mi ha, forse è stato un caso, forse effettivamente non ero ancora così pronto. Però ecco, per ricollegarmi un po' al titolo che ho voluto dare al mio intervento, per portare anche un po' la mia responsabilità, quello che vorrebbe essere la mia responsabilità. Io nel mio intervento ho scritto Ritorno alle origini per il futuro dei minori abbandonati. E ha un senso quel titolo, perché io mi sento ancora oggi responsabile, mi sento proprio. Con la fortuna che ho avuto, noi parliamo giustamente del ritorno alle origini e mi auguro che nella testimonianza che sto portando io, mi auguro che nella testimonianza che porterà Cristina e con tutte le esperienze e i racconti che avete portato anche voi prima, chi ci sta ascoltando, che siano figli adottivi e mi auguro che ce ne siano tanti qui collegati e tutte le famiglie adottive e nonne, capiscano quanto sia effettivamente importante che ognuno di noi faccia un suo ritorno alle origini. Per me, il fare il mio ritorno alle origini è, come vi dicevo all'inizio, è riuscire a chiudere questo bellissimo puzzle che è la mia vita. È la mia vita che sicuramente è, a differenza di mia sorella, che
arrivata nel modo tradizionale dopo qualche anno in famiglia è diversa, però per me è sicuramente quel tassello sarà fondamentale per darmi sempre più consapevolezza di chi sono, di cosa sono stato, di qual è stata la mia esperienza, di qual è stata la mia vita prima di essere, prima di tornare a essere figlio. Come si dice tanto spesso, i minori abbandonati non provano l'esperienza di essere figli adottivi, scusatemi, di essere figli. Io ho provato questa esperienza ed è una cosa spettacolare, è indescrivibile. E io vorrei portare questo, perché ancora oggi, parlando con chi non mastica tanto questi temi, mi piacerebbe riuscire ad aiutarli a masticare questo tema, che secondo me è importante, perché se ognuno di noi riuscisse a portare la sua esperienza, che sia positiva o negativa, perché, come abbiamo detto prima, ogni storia è diversa, credo che sia fondamentale per tutti quelli che ci ascolteranno, che ci vedranno, come è successo per me. L'esperienza di molti miei amici che hanno fatto un loro ritorno alle origini, l'esperienza di Cristina, che sentirete dopo, per me è stata fondamentale per fermarmi un secondo e dire, ok, che cosa vuol dire per me fare un ritorno alle origini? Perché per qualcuno in un modo è incontrare la famiglia biologica, per altri è toccare con mano il proprio lettino dove è stato per tanto tempo. Per me è stato un percorso che non è ancora finito e non finirà con la chiusura del puzzle, perché da lì inizierà il secondo step, il raccontare quella che è stata tutta la storia della mia adozione. La storia della mia adozione, io sono consapevole che si chiuderà quando toccherò con mano l'istituto dove sono stato. Da lì poi inizierà un percorso nuovo. E ora che sono più consapevole di quello che è stata la mia vita, il fatto che sia molto più stabile sarà anche l'età, ecco perché mi ha fatto anche piacere che Gianni non mi abbia più visto come il ragazzo, ma figlio adottivo, quindi comunque c'è stata un'evoluzione. E questo è quello che mi auguro per me. Poi, ogni storia è diversa. Non so cosa succederà di là, ma sicuramente sono pronto a qualsiasi cosa succederà di là, perché sono consapevole che qualsiasi cosa troverò lo porterò a casa e sarà un bagaglio importante per me e per le persone che mi stanno vicino e per le persone che mi ascolteranno e per le persone con cui molto probabilmente andrò anche a confrontarmi. Ogni esperienza è importante, ogni storia è importante, ogni storia può essere la salvezza per altri ragazzi. L'ho provato sulla mia pelle. E nulla, io appunto... Io spero di aver detto tutto, volevo stare proprio stretto perché appunto non avendo... Grazie Marco. Visto, sono dettagliato. No, grazie infinite Marco, grazie per averci fatto apprezzare la profonda sensibilità con cui hai inteso condividere con questa confidenza che ci hai fatto e che ci hai regalato rispetto alla questione che hai desiderato porti circa la prospettiva della ricerca delle proprie origini. Certo, mentre ascoltiamo i protagonisti, le sollecitazioni e, se volete, le sfide si amplificano. Ascoltarvi e ascoltare chi vive sulla propria pelle una esperienza così radicale come quella adottiva, che tuttavia abbiamo ricordato più di una volta non è così originale rispetto alla dimensione del ricostruire la trama della propria vita che appartiene a tutte le persone, indipendentemente dalla propria traiettoria. È davvero interessante, però rilancia continuamente, è un continuo rilanciare di queste benedette sfide che
in qualche modo possono essere restituite con una raccolta di informazioni, dettagli che possono costituire elemento di tesi a consolidare una personalità e una persona che ambisce a questo risultato. Altre volte qualcuno ci ha segnalato, anche la ricerca così un po' informale sul web, oppure comunque informazioni raccolte occasionalmente o così un po' folcloristicamente, potrebbero suscitare anche occasioni di destabilizzazione della propria condizione. Ma questa è la condizione che la sfida che hai raccontato, sono sicuro che in ogni caso qualsiasi cosa andrò a sperimentare non potrà che essere un'occasione per te, per noi, perché questa è la sfida che raccogliamo tutti quando ricordiamo e facciamo memoria di alcuni passaggi fondamentali della nostra vita, dove la nostra traiettoria viene confermata o ridisegnata anche. E quindi, ecco, probabilmente la vita, con la metafora dell'avventura che abbiamo dato, non è statica, ma è dinamica e quindi è sollecitata ripetutamente da diverse esperienze. E la questione delle origini mi richiama, e quindi lancio la questione, se è una questione che riguarda l'origine, il fondamento, e quindi che legame c'è tra le informazioni, i dettagli, le origini e la ricerca del fondamento su cui io strutturo la mia identità, la mia persona, e che mi consente di stare nella storia. Hai ricordato e richiamato Cristina, che io quindi chiamo e sollecito ad intervenire, perché Cristina raccoglie la sfida della ricerca delle origini dopo averla magari così non propriamente considerata in un particolare modo, ma un evento, un'esperienza così profonda e personale che adesso ci racconterà, le ha insomma sollecitato e riproposto la questione. Cristina Legnani. Eccomi. Sì, in effetti questo convegno da... cioè, già la ricerca delle origini è piena di spunti, piena, come dicevi, molto dinamica. In più le parole di chi mi ha preceduto ha aggiunto domande a cui forse non subito uno riesce a rispondere. Io faccio parte di quella categoria di persone che nominavano prima i giudici onorari, cioè sono la classica figlia NN, non riconosciuta alla nascita, adottata nel lontano 1973, davvero lontano, non Marco come te, e quando tra l'altro la cultura dell'adozione era tutta un'altra cosa, non c'erano tutti gli psicologi che assistevano le famiglie, non c'erano le leggi anche che ci sono adesso. Io però ho avuto la fortuna di essere stata adottata a 6 mesi, quindi piccolina, non sono mai passata dall'istituto perché non stavo bene, quindi sono stata 6 mesi in ospedale, ma ho avuto la fortuna di essere adottata da 2 persone evidentemente molto lungimiranti, che quindi avevano probabilmente dentro alla loro indole l'essere vicino, di cui diceva prima Marta, e anche hanno anticipato le leggi, non c'era ancora, no, l'obbligo di dire subito la verità e di raccontare la storia, eccetera. Beh, tant'è che io non ricordo ovviamente il momento in cui ho saputo di essere stata adottata, perché evidentemente mi è stato raccontato subito nelle modalità ovviamente diverse a seconda dell'età, e da subito, o esattamente il momento sinceramente non me lo ricordo, però so e so ancora oggi che i miei genitori erano fianco a me. Tanto è vero che, poi dirò, la mia ricerca in realtà è stata fatta non alla morte dei miei genitori, che sono tuttora viventi, ma anzi appunto con loro, ecco. Cioè, per quanto la mia ricerca è stata in solitudine, perché io poi le cose le voglio fare da sola, ma loro erano informati passo passo. Ma dirò dopo, in realtà, perché appunto nella
nell'idea evolutiva, no, e dinamica di questa ricerca, in realtà io da subito, dall'età dell'adolescenza soprattutto, diciamo, ho avuto le prime curiosità, come si diceva prima, a chi somiglio. A caso vuole, tra l'altro, che sono alta, mio padre è alto, il naso aquilino, mio padre ha il naso aquilino, mio bisnonno aveva gli occhi azzurri, tanto che in famiglia si fanno delle storielle, si raccontano storielle un po' sceme sulle mie origini. Però, in effetti, durante l'adolescenza, chiunque, no, adottivo o no, si chiede chi è. E in particolar modo, probabilmente, i figli adottivi, quel chi è, ce l'hanno anche, almeno per quello che mi riguarda, avevo anche una curiosità proprio di somiglianza, tanto che ricordo che quando andavo in tram cercavo qualche donna perché, non perché non abbia la curiosità anche del padre, ma i miei genitori mi hanno sempre detto che l'unica cosa che sapevano era che si trattava di una ragazza giovane. E quindi io, insomma, dicevo, vabbè, insomma, se avrà avuto 18-19 anni, adesso potrebbe averne 35, quindi cercavo nel tram donne di 35 anni che potessero in qualche modo somigliarmi. Però ecco, sì, la curiosità che avevo da adolescente era una curiosità molto confusa, no? Non avevo assolutamente l'idea di andare a ricercarla, se non appunto attraverso i volti, ed era una cosa, come diceva la dottoressa Casonato prima, che ogni tanto arrivava, ogni tanto no, ogni tanto ne parlavo con qualche amica, ogni tanto invece come se mi fossi dimenticata, perché anche in casa mia in realtà si parlava tranquillamente della mia adozione, ma non era un tema ecco, primario, no? Spesso e volentieri, soprattutto mio padre, ci ha adottata, ah no, sì, già, è vero che... Cioè, ma perché ero dentro, non so come dire, no? Anche mio fratello, che come nell'esperienza di Marco è arrivato successivamente nei modi più invece tradizionali, non c'è mai stato, non so come dire, no? Una differenza. E quindi anche il modo di parlarne era molto pur parler, ecco, non si è mai affrontato il tema in modo così un po' talebano, non so come dire. Comunque, insomma, il tempo passa e arrivo al titolo che ho dato al mio intervento, Negli occhi di mio figlio. Venire radici, scusate, però qua mi emoziono un po'. Perché in effetti la vera, non voglio dire la vera curiosità, però il mio vedermi è stato la prima volta attraverso mio figlio, scusate, veramente sono emozionata. Mio figlio Pietro, che è nato nel 2007 e aveva dei meravigliosi occhi verdi. Io ho gli occhi azzurri, mio marito ha gli occhi marroni, nessuno in casa ha gli occhi verdi e mi è sorta spontanea la domanda, da dove saranno arrivati sti occhi verdi? Poi nasce il mio secondo figlio, Filippo, che, devo dire, mi somigliava anche abbastanza. Io ho una suocera che è una gran brava donna, però diciamo che a empatia e a tatto non va tanto bene. E quindi tutte le volte che vedeva i miei figli trovava sempre il modo di trovare una somiglianza con i suoi parenti, no? Ah, questo è tutto lo zio Ciccio, questo è tutto tuo padre, questo è tutto... A un certo punto, non so come dire, quasi un moto di, no, non di gelosia, ma un po' anche stizzita, dico, ma no, cacchio, qua dentro ci sono anch'io. Cioè, è la prima volta forse che ho ritrovato come un'affermazione proprio della mia identità. Cioè, lì dentro ci sono anch'io, quindi c'è dentro anche chi viene prima di me. Sto dicendo una roba che sembra un'eresia, però... perché io sono la prima a essere convinta che il legame è un legame del cuore e non di sangue, però lì dentro c'era il mio DNA. Da qui poi, con molta calma, io poi quando ho avuto Filippo avevo già 39 anni. Nel 2015 ho deciso di fare istanza al Tribunale per i minorenni di Milano
istanza che poi ho in realtà integrato nel 2017 dopo l'uscita della sentenza della Corte. Nel frattempo mettiamoci anche che avevo scoperto, ero una donatrice di sangue e avevo scoperto, mio fratello qua mi direbbe una secretina, ma dice a tutti i tuoi cavoli, avevo scoperto di avere la sifilide. E nei vari controlli l'ultimo medico che ho visto mi ha detto: ma signora, però qua i valori sono veramente molto bassi, io non vorrei tirare in ballo sua madre. No, la tiri in ballo sua madre, la tiri in ballo mia madre, perché in effetti, quindi ho unito il tutto e ho fatto istanza ex articolo 28. È passato un po' di tempo, anche perché, come sanno i giudici onorari, l'adeguamento dei tribunali alla sentenza è stato un po' lungo. Ho fatto il mio colloquio con i giudici di Milano e ho passato la loro approvazione, perché ero molto serena. Io in tutto questo comunque avevo 40 anni, ero madre, ero felice della mia vita, mi sentivo accompagnata dai miei genitori. Devo dire, in questo, papà, se sei in linea non ti arrabbiare, ma soprattutto da parte di mia madre, perché quando io l'ho detto ai miei genitori, mio padre, la reazione di mio padre: Stefe, signor, no, mamma mia, anche sta qua, mamma mia. Invece mia madre era felicissima, perché il suo sogno sarebbe stato quello di poter conoscere la persona che mi ha fatto, per ringraziarla. E quindi io mi sentivo veramente unita in questa cosa, anche se, ripeto, l'ho fatta poi da sola. Arrivo poi all'epilogo della situazione. Nel 2019 sono stata poi richiamata dai giudici onorari, che in realtà mi hanno con grande dispiacere detto che la signora in questione ha rigettato la richiesta per ben due volte. Tra l'altro l'hanno fatta due volte, perché nel frattempo era cambiato il poliziotto, per cui avevano paura che fosse stata fatta male la richiesta, non fosse arrivata, eccetera. La signora non si è proprio nemmeno presentata, però mi hanno presentato un bel plico con tutta la storia, ovviamente senza nomi e cognomi, e da lì ho scoperto delle cose che sono state comunque per me utili. Io premetto che mi ero fatta tutti i film possibili e immaginabili. Non ho detto che io lavoro in AIBI ormai da quasi 19 anni e mi occupo da 12 di adozione internazionale. Quindi ho letto miliardi di schede di bambini, di storie di bambini, ovviamente gli antecedenti sono miliardi, no? Potrebbero essere milioni veramente le motivazioni per cui un bambino viene abbandonato. Quindi io avevo veramente tantissimi scenari davanti, dal più macabro al più doloroso, al più invece anche, se volete, leggero. Certo è che nella sala d'attesa, che prima di andare al colloquio, io mi sentivo che avrei avuto un diniego, non so perché, ed ero molto serena di questo, cioè sapevo che avevo fatto quello che il mio cuore voleva fare, ma che non avrei, oltre quello, non avrei fatto altre domande. La scheda riportava una ragazza giovane, accompagnata da una madre. Il mio era stato il secondo abbandono. Viene scritto nero su bianco che durante la prima gravidanza un certo attaccamento al bambino c'era stato, invece in questa seconda gravidanza, cioè la mia, assolutamente no. Nonostante la madre avesse cercato di convincere la figlia a tenere la bambina, cioè io, lei non ne ha voluto sapere. Era un'operaia, non... La cosa che mi ha fatto piacere era che il padre, cioè lei era innamorata del padre, quindi questo in realtà, ecco, comunque sono frutto
in un certo qual modo di amore, no? Poi ero il secondo abbandono, cioè sta ragazza evidentemente non ce la faceva, non aveva proprio gli strumenti. Uno strumento ce l'ha avuto sicuramente, però, e di questo devo ringraziarla. Non ha abortito, mi ha lasciato nelle cure dell'ospedale e mi ha lasciato poi alle cure di due genitori tuttora fantastici, quindi devo soltanto essere riconoscente. Sicuramente, come diceva Marco prima, l'essere passata da tanti istituti, perché io sono andata veramente in tanti istituti in tutte le parti del mondo quasi, è una lacerazione del cuore ed è il motivo perché mi spinge tutti i giorni a fare il lavoro che faccio, tanto che mia madre in un momento di crisi lavorativa mi disse: ma a te quello che ti frega è che il tuo lavoro ti piace troppo perché sei tu. E questo è vero, quindi il senso di responsabilità di cui diceva Marco lo sento tantissimo anche io, però ringrazio, ecco, la mia storia per, se si può, seminare anche un piccolo seme affinché tutti possiamo avere la grande fortuna che Marco e io abbiamo avuto. Grazie. Grazie, grazie Cristina. Grazie davvero, e mentre ringrazio te, ringrazio ancora un'altra volta Marco, così come ringrazio tutte le persone che nei vari appuntamenti e occasioni hanno reso accessibile e disponibile la propria esperienza, così carica di emozioni e di passioni. Talvolta mi viene da chiedere scusa, ma non c'è nulla di cui vergognarsi. Quando emergono queste passioni, emerge l'autenticità dell'esperienza che si sta narrando e raccontando, e quindi è solo apprezzabile. E quindi vi ringraziamo davvero per la vostra testimonianza, perché sono due, come abbiamo potuto vedere, due precisi dettagli e specifici non sovrapponibili, non replicabili, non fotocopie. Ogni storia è un originale, è un autentico, e quindi è solo apprezzabile. Voi siete due testimonianze di un intero mondo di persone che in qualche modo stanno cercando di comprendere quale sfida si cela dietro quella che può essere un'opportunità e o un rischio, un'occasione o una minaccia. Talvolta dalle proprie origini, molte persone, o dalla propria storia, molte persone scappano. Desiderano solo tagliare e recidere completamente relazioni, tensioni. Qualcuno desidera recuperarle. Basta pensare ad altre esperienze, se non è quella adottiva, provate a pensare a tante relazioni che si consumano e la loro interruzione può essere garanzia di futuro, solo se il passato viene in qualche modo svincolato e non trattiene più e non vincola più, perché molte volte il passato e la storia possono diventare un vincolo di costrizione, non un vincolo di protezione.